Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'MSP. Ragazzuoli, oggi è già domenica perché stiamo andando a vedere la nuovissima partita dell'MSP. Siamo reduci da una brutta sconfitta di settimana scorsa che purtroppo ci ha un po' abbassato il morale, che però ha dato modo ai ragazzi di lavorare ancora meglio in settimana per cercare di strappare i tre punti oggi. Signori, quest'oggi derby di campionato perché andiamo a sfidare nuovamente il Fossolo, una delle squadre della provincia bolognese a noi più vicine, se non la più vicina. Anzi, non mi voglio sbilanciare troppo perché c'è anche lo Junior Corticella contro cui dobbiamo ancora andare a giocare, la squadra contro cui io poi mi feci male, e quindi sono dei derby da vincere assolutamente. Quindi oggi sarà una super partita e un super derby. Questa settimana sono andato a trovare i ragazzi al campo, ovviamente non posso andarli sempre a trovare perché ho iniziato il mio percorso riabilitativo e rieducativo della caviglia, che sto macinando progressi man mano che passa il tempo, e quindi non sempre riesco ad andare al campo. All'andata, signori, abbiamo vinto noi, e che vittoria, perché io feci il mio grandissimo Eurogol poco meno della zona tre quarti, signori, e quindi è stata una partita che me la ricordo veramente bene perché ho segnato il mio grandissimo gol. Bando alle ciance, è giunto il momento di andare a vedere che cosa succederà questa domenica e andiamo ad ascoltare quello che ci avrà da dire il nostro mister Brunetti. Quindi dobbiamo fare la partita sapendo le cose che ci siamo detti in settimana, quindi fino al riscaldamento quel tipo di mentalità e concentrazione. Quando fischia l'arbitro deve essere una partita, cioè giocata come abbiamo fatto le altre, ok? Perché sennò dopo vai sopra le righe e commetti ancora più errori. Quindi noi per fare prestazione abbiamo detto che ci serve più concentrazione probabilmente in alcuni momenti, per cercare di limitare qualche errore, che siano sotto porta o in fase difensiva, che se l'abbiamo esaminato insieme sono stati quelli che, a nostro parere, ma credo anche il vostro, ci hanno tolto un po' di punti per le prestazioni che abbiamo fatto, per la compattezza che comunque abbiamo dimostrato sia come stare in campo che mentalmente. Che dobbiamo cercare di fare l'ultimo step, come ho detto, di essere più incisivi sotto porta quando conta farlo per primo, faccio per dire, è essere molto più cazzuti nella fase difensiva quando hai avuto l'opportunità anche di star sopra oppure di non andare sotto. Questo noi dobbiamo lavorare. Poi hanno una punta centrale che fa la prima pressione, usciamo senza problemi due contro uno, ci ritroviamo uomo contro uomo, andiamo a lavorare sulle mezziali che lavorano con la nostra punta esterna. 20 minuti basta, va? E benvenuti e ben ritrovati nella 23esima giornata di campionato. Oggi si sfidano MSP contro Fossolo, partita importantissima per la classifica, partita che conta e che chissà chi riuscirà a portarsi a casa i tre punti fondamentali per il proseguo del campionato. E allora è tutto pronto, le squadre sono in campo, l'arbitro può dare il via a questa splendida partita, a questo derby. Palla subito in avanti per il Fossolo che finisce in rimessa laterale. Altra azione per il Fossolo. Attenzione, bello lo scambio. Fossolo subito che attacca, palla in profondità. Chiusura importante di Comastri. E poi successivamente Dal Monte che sventa un'azione pericolosissima per l'MSP, e allora risponde subito l'MSP, prova con una rimessa laterale, Gogliormella di testa, palla che arriva al portiere, la fa sua, rinvio lungo da parte del portiere del Fossolo, attenzione, batti e ribatti, palla che torna nuovamente al Fossolo, attenzione, grandissimo stop del 9, attenzione, mamma mia, Pechini la salva, quanto è partito forte il Fossolo. Allora un'altra azione, bellissima giocata, palla a tre quarti, attenzione,
Spende il fallo Rotatori, sarà calcio di punizione. Palla che viene battuta in mezzo, respinta da parte difensore dell'MSP. Prova un tiro un po' velleitario. Allora di nuovo Fossolo che attacca, palla dentro, prova la semi rovesciata, incredibile. Attenzione ancora, di nuovo un cross che non va. Allora l'MSP prova ad alzare la testa con questa azione in aria, palla dentro, cross per Bartolini. Mamma mia che cosa stava per fare Bartolini. Allora riparte nuovamente il Fossolo che può attaccare. Fossolo che è partito meglio in questo inizio di gara. Palla che viene subito allargata sulla fascia per il Fossolo. Attenzione, scambio tra i centrocampisti. Palla che finisce nuovamente al 9 che fa una bellissima sponda, che può attaccare. Palla che finisce sull'esterno, un 1 contro 1. Allora cross in mezzo, attenzione! Rete bellissima da parte del Fossolo. Cross in mezzo, Fossolo che era partito meglio fino a qui segna la prima rete e la sblocca così. Traversone in aria e l'attaccante che riesce a ribattere in rete. 1-0 per il Fossolo. Allora riparte di nuovo, ancora il Fossolo che attacca. Attenzione, palla per Santaniello che prova il tiro. Palla che non va, finisce alta sopra la traversa. E allora l'MSP che può giostrare nuovamente il gioco. Attenzione, palla per Bartolini. Bartolini che l'appoggia a Gogliormella, arriva e segna la rete. 1-1 in casa dell'MSP, segna Luca Gogliormella. Ora l'MSP che può riprovare a riattaccare, ora che ha trovato un po' di spazio, un po' di coraggio l'MSP. Qui calcio di punizione per l'MSP. Allora parte Inek, cross in mezzo sulla testa di Gogliormella, palla che rimane lì, traversa, gol! Gol di Bartolini, palla che rimane lì. Riguardiamo, attenzione, colpo di testa, palla che finisce sulla traversa, Bartolini che la mette dentro ed esulta. Incredibile, e finisce qua il primo tempo. Fine primo tempo ragazzi, mamma mia che derby infuocato, mamma mia che derby infuocato. Signori, 1-0 per loro, dopo negli ultimi 5 minuti ci si è scaricato anche il drone, mannaggia a noi. La ripresa Gogliormella e poi dopo dedo di testa. Signori, mamma mia che fine primo tempo e che primo tempo, incredibile. Io adesso spero solo che possa finire così e che l'MSP riesca a portarsi a casa questa splendida partita e questa vittoria, perché è una partita fondamentale, importantissima per la classifica, signori, che in questo momento non è delle migliori. Signori, io farei entrare un fan da Pesaro. È venuto a sostenere l'MSP. Come hai visto l'MSP? Molto bene. Molto bene. Quindi dici che riusciremo a portarci a casa 3 punti? Sì. Signori, speriamo bene per noi in questo secondo tempo. Ci vediamo direttamente dopo. Forza MSP, let's go! Let's go! E allora riprende subito il secondo tempo con l'MSP in vantaggio 2-1. Primo tempo pazzo, incredibile. Dal 1-0 al 2-1. E allora riparte l'MSP in possesso palla, palla dentro, pallone pericoloso, il portiere riesce a farla sua. Allora nuovamente l'MSP, fallo qua incredibile del centrocampista del Fossolo, manata in faccia per Gogliormella. Riprende nuovamente il gioco Rotatori, prova a spizzarla. Attenzione, gira attorno Zannoni, ancora il numero 9 che sta giocando veramente una grandissima partita fino a qui. Santaniello prova a passare in mezzo. Allora riprende il gioco, attenzione,
Bartolini prova a sbattagliare, palla che finisce da tre quarti del MSP, attenzione, fallo, viene fischiato un fallo ai danni di Santaniello, punizione che viene battuta in questo istante, prova una giocata, non li riesce, palla che viene nuovamente recuperata dall'MSP. E allora il fossolo riparte dal portiere, portiere che prova un rinvio, rinvio che viene intercettato da Bartolini, Bartolini la fa arrivare a Gogliormella, Gogliormella palla dentro per Laguzzi, attenzione, pallonetto e poi gol di Laguzzi che sulla ribattuta aveva provato il pallonetto, palla che gli è rimasta lì e che poi è riuscita a buttarla dentro. Ma che gol e che azione da parte dell'MSP! Allora riparte con il lancio di Simone Pecchini, lancio profondo a cercare le punte, attenzione palla che viene nuovamente recuperata da Riccardo Inek, fallo ai danni di Riccardo Inek, può provare la punizione, palla dentro, pallone che finisce troppo in profondità, non c'è nessuno. Allora di nuovo il fossolo, pallone messo in mezzo, Santaniello ribattuta in aria, prova lo scorpione, attenzione, palla che rimane al fossolo, prova nuovamente Santaniello, pallone profondo. Allora riparte nuovamente Simone Pecchini con questo rinvio lunghissimo, pallone che poi riesce ad arrivare a Luca Gogliormella che la mette dentro! MSP on fire! L'asse Gogliormella-Bartolini sta funzionando veramente bene quest'oggi in casa MSP 4-1. Mamma mia, che giornata! Bartolini segna la sua doppietta personale e guida il furgone, tutto il furgone dell'MSP verso i tre punti. Vediamo se finirà così oppure no. Allora rinvio profondo di Pecco, palla che viene ribattuta, ancora rotatori, attenzione, palla nuovamente a Bartolini che fa la sponda, può andare Angelo Licciardo, attenzione, serpentina di Licciardo, pallone che finisce sul fondo, grandissima azione di Licciardo. E ora il fossolo può attaccare, attenzione, perde il pallone, perde il contrasto, palla che finisce nuovamente in aria, attenzione, il giocatore si perde, palla che viene spedita sul fondo, Simone Pecchini in controllo, rimessa laterale per il fossolo, palla dentro, attenzione, viene fischiato un fallo ai danni ancora di Santaniello. Allora punizione che viene battuta da tre quarti, attenzione, ribattute di Bartolini, ancora prova il tiro, centrocampista neoentrato, subentrato del fossolo. E allora siamo agli sgoccioli finali, attacca ancora il fossolo che vuole provare di recuperare, palla del forse migliore in campo sino a qui da parte del fossolo, 1-2 che non riesce, fallo che non viene convalidato. Allora prosegue l'MSP con una ripartenza fulminea, Zannoni, attenzione, liscia di Zannoni, la lascia sfilare, trova Bartolini alle sue spalle e allora è 5-1 e tripletta personale per il attaccante dell'MSP Bartolini, grandissima prestazione dell'MSP. E finisce qui questo derby di campionato, vince l'MSP per 5-1. Signori, signori, è ritornata l'MSP, siamo ritornati e che partita, signori, che ritorno. Super derby, super vittoria. Allora, ritorno dall'infortunio, stagione pesante, come l'hai vissuta questa partita? Era importante vincere, in casa soprattutto, quindi abbiamo fatto una bella prestazione, penso che... Dai, il risultato è giusto. Sì, confermo anch'io, anche se primo tempo siamo andati in svantaggio, sì. Primi 10 minuti non eravamo partiti benissimo. Poi sono stati bravi a ribaltarla nell'ultimo minuto, proprio poi è fischiato alla fine del primo tempo. Una vittoria che è meritata e ci serviva tanto.
No, ma si vedeva che comunque sia la voglia di vincere, sì, oggi c'era. Solo una sconfitta, 9 partite, gran pareggi, vittorie, quindi... Sì, mancava la vittoria, insomma, sì. Striscia positiva. Secondo me stiamo giocando proprio bene da un bel po' di partite, ci mancava proprio i tre punti. Ci mancava proprio quello. Che sono arrivati oggi. Sono arrivati oggi. Dai, ragazzi, io piano piano, oggi già cammino, non ho il tutore, quindi è buono. Dai, dalla prossima, dai. È convocato. Vado in panchina, il mio ritorno in panchina, chi lo sa. Posto di Chicco. Chi lo sa, posto di Chicco. E niente, signori, ci vediamo in un altro episodio dell'MSP. Mi raccomando, fateci sapere come avete visto questa partita, se vi è piaciuto, qualsiasi cosa. E ci vediamo alla prossima settimana. Mi raccomando, lasciate like, lasciate un commento. Forza MSP. Dai, 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 dai.